Posso benissimo avviare una registrazione. Salve a tutti. Questi saranno i tre successivi. Vediamo un po' come va, come non va. Ci pieno le pizze. Non lo so. Spero di no. Let's go, ski, let's go. Andiamo. Spero che i volumi siano ok. Faccio così, almeno non vi esplodono le orecchie. Let's go. Secondo try. Siamo pronti per prendere tantissimi schiaffi da questo boss. Calcolando che questo sarà il terzo try. Gli ultimi due non sono andati per niente bene, anzi sono stato brutalmente trombato. Vediamo un po'. Vediamo un po' come andranno le cose. Diretta eccellente. Sembra che prenda pure troppo bene. C'è un minimo di ritardo con il PS Remote, infatti non si muove più, quindi il ritardo si è trasformato in esploso il software. Esploso brutalmente. Che gli ha preso? No, non gli piace più. Il volume c'è, c'è tutto. È esplosa la cattura di gioco. Allora, l'obiettivo è non farsi distruggere in 2 secondi. Come fare questo? Non ne ho idea. Possiamo... So che talismano mette. Andiamo di full defense, perché mi fa veramente male il New Game Plus 2, ma veramente, e non mi servono particolari boost, quindi potremmo semplicemente andare così. Questo ampiamente l'immunità, o così, e ci aggiustiamo le armature varie per riuscire almeno ad impugnare lo scudo. Mi servirebbe uno scudo senza weapon art. Nessuna abilità, nessuna abilità. Scusa, 18, che cazzo. 14. E questi sono quelli che fanno cagare. E per quanto riguarda l'armatura, ah, facciamo proprio i brutti. Dai. Build meme, il sarchiepone. Per ora proviamo a continuare così senza evocare niente. Vediamo come va. Ce la mangi buona. Vai. We'll be right back.
Era uno sbalzato, ma se ne è fatto il cazzo. Ricordo che dopo questi contratti fanno perfetto. Già finito il battito. Questo mi avrebbe molto fatto. Questo lo prendo in faccia. Già siamo a 5 minuti. Non vorrei era andato via comunque meglio, ma non vedo dentro questo. Tempo. Faccio a curarmi. Non lo faccio. Molto semplicemente. Credo che per il tempo che ci è rimasto possa fare l'ultimo try. E poi andata come andata. Non so che armi mettere. Queste erano tutte armi fatte per la build, la build verticale. Adesso che ho questa build caccolosa, Non so. Voglio provare a punzecchiargli le palle solo con un attacco. Vediamo un po' che succede. Questo però è proprio inutile. È proprio inutile. Non lo sto usando per niente. O metto più vita. Che non so veramente che cosa mettere. O quello del Bulgot. Proviamo ad andare proprio build omega pesante. Di resistenza ai danni. Ok. Ok.
Siamo orribili. Perfetto. Questo lo facciamo serio. Andiamo. Che bastardo! Stavo per procedere. No, mi sembra di stare le aree. Un altro la voglia. Smetto di prendere tutti gli attacchi in faccia, che si fa? Prendere danno. Ma qua mi è meno male che ho saltato. Non dovrei più fare. Pronto. Ho lisciato. Cazzo! Vai calcetto. Porca troia! Mamma mia, mi canto matto. Bastardo. Ma
tornato qui me lo tira. Cioè, ma che sfiga però. Oddio. Voglio morire. Bene. Perfetto. Siamo pronti. Allora, eravamo rimasti con 3 try o 4. Quindi questo è o il quarto o il quinto. Vediamo un po'. Spero che i volumi siano ok, perché non stanno essendo proprio al massimo ok. Se alzo a palla il microfono e poi lo abbasso un pochino. Vabbè, poi vedo. Allora, non so cosa è debole. Proverei fuoco, banalmente. Andiamo con la classica katana e uno scudo decente. Scudo decente. Se già questo. Minchia, cioè li devo proprio togliere. Minchia. Così tanta differenza? Eh sì. Però fermi tutti. Fermi tutti. Ok. Giochiamo Elden Ring. Faccio questo try e poi un try in cui evoco Freya per curiosità più che altro. Dai. Ah, parte subito così, eh? Porca troia! Quanto cazzo gli ho tolto? Ok, debole al fuoco. Grazie a Story Trailer. Ma così te squaglio, bello mio. Fulmine. Let's go. Merda. No. No, 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 no. No, sono un coglione. Ma perché devo buttare sto try così? Preso. Preso. Questo attacco mi fotte sempre allucinante. Preso. Devo bere.
magari sanguini. Merda. Niente, la devo correre. Cambiato. Preso. Presissimo. Morto. Tira. Tira un altro. Non vedo nulla. Cazzo. Cazzo. Fammi curare. Ah, non c'ho più le cure. La vola spacca. Aveva meno del... Credo quelli fossero meno del 10% gli HP. E ho perso anche ogni cosa. Top. Ok, il fuoco lo disintegra però. Mamma mia il danno che faccio col fuoco. Ok, sovrascrivono i buff. Sovrascrivono. Niente. Vabbè. Io quitterei solo questa cosa, Marta. Sta combo da 4 che fa crashare il gioco, però Cristo Dio, la Madonna. Niente. Mamma mia, mamma mia, mi sta bullizzando. Ma fammi vedere, mamma mia, mi ha chiuso l'angolo. Non vale, non vale assolutamente. Con Freya lo faccio, mi sono sicuro che con Freya una lacrima lo faccio. Proviamo. Comunque un bel boss e quel tentativo. Cioè con quel tentativo sono mediamente soddisfatto, ma si poteva far molto meglio. Andiamo.
no, 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 no. Io vorrei del moveset di Frey ora. Attenzione. Ah, bella finestra. Ma dai, l'avevo schivato. Conviene proprio scappare da me. Fai i brividi sta parte dell'host. Porca troia quanto ti gasa. Tornato. Ma stavo con lo scudo alzato. Oh, mamma. Alzavo una terza volta. Sta bullizzando. Che Freya sta cogliendo i funghi. Presissimo. Preso. Porca troia. Scusa, devo la cura. Mamma mia. No, 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 no. Sta andando bene. Com'è possibile che in due non lo stunniamo? Ma guarda che allucinante sta cosa. È allucinante. Senti. Come sono entrato al DLC? Il primo boss va fatto come sono entrato al DLC. Puoi pure andarci nudo, l'importante è non farsi colpire. Quindi è sempre quella la cosa. E voglio il carico minimo. Voglio anche la daga per fargli congelamento. Me la collo. Andiamo.
scordo. Proprio una danza comunque. Preso. Gridi. Gridi bastard. Burminacci. Ok, la finestra per due colpi entra. Ma la hosta che va a tempo allucinante. Non ho mai fatto sta cosa. Sto schivando, ma tutto a posto. Ah, credi. No, 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 non me lo meritavo, però non me lo meritavo. Mannaggia la puttana. Mannaggia la puttana. No, non me lo meritavo. Porca puttana, porca puttana. Era morto, era. Che fastidio, cazzo. No, ci ho rosicato, ci ho rosicato. Scusa, quanto gli fa male il culo? Sbaglio, gli ho fatto 3000 sul culo. Al soffio, ok. No, ha fatto pure 14.000 mosse nuove. Dai, dai, dai. Odio sto dot dei fulmini comunque, cioè stavo qui più che altro. Ah, guarda che... No, 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 non essere zozzino. Preso un piede. Yeah.
Questo attacco non glielo riesco a schivare, è allucinante. Oddio. Vaffanculo. Bel try, cazzo. Lo sapevo che lasciava la testa. Lo sapevo che lasciava la testa. Mamma mia. Mamma mia. Una delle boss fight più belle del gioco. Stupenda. C'ha tre fasi. Ogni fase cambia la UE. Cambia ciò che devi schivare. Cioè, c'ha un moveset ampissimo sto cazzo di boss. Stupendo. Mi è piaciuto proprio tanto. E godo che l'ho fatto da solo, nudo, praticamente vestito di stracci. Bello. Bel ricordo questo. Allora, il livellino ce lo diamo in testa. Vediamo un po' la rimembranza. E come funzionano le rimembranze? Scolpita nell'albero ombra. Quando l'esercito dell'impalatore assaltò la torre, il rituale della danza leonina fu adattato a scopi marziali. Mamma mia, che spettacolo, cioè, da brividi proprio. Che hanno canonizzato che la danza del leone comunque fa parte delle arti marziali. C'è tutta una storia sua poi, al quale io personalmente sono ignorante, ma... è stata adattata a scopi marziali. Stupenda. Stupenda. Mieloso odore irrancidito, ma che cazzo significa? Quindi sono mosche umane. Sangue delle con tre L. Errore traduzione, vabbè, c'è sta. Ce ne stavano pochi. È la versione 1.0 del The Ring. La mano l'ho già letta. Figa. Da provare. E la testa. Copricapo rituale a forma di testa di una belva divina, usato per eseguire la danza. Quindi era una belva divina. Ecco perché forse aveva il potere di evocare sti elementi, no? Indossato dai migliori tra gli scultori e i custodi. Esatto. Non risponde più alla sincera prece dell'anziana donna. L'invocazione divina accresce l'intensità delle tempeste, ecco appunto, oltre a forza e destrezza, ma riduce l'effetto ristoratore delle ampolle. Compromette anche la concentrazione, ok. Come questo elmo qui. Però in che senso accresce l'intensità delle tempeste? E di quanto forza e destrezza? Let me see. Cosa pesa così tanto? No, sono cieco oppure... ah, infatti. È il pezzo d'armatura più forte. Di 4 punti. Diminuisce la concentrazione, che sinceramente sti cazzi. Accresce le tempeste, ma... che figa. Madonna. Enorme.
Crescere tempeste. Quale arma avevo messo ruggito dalla pelle al martellone? Non mi sembra che sia lo stesso. Su che arma avevo messo la weapon art degli Echi? Tempesta. Non mi ricordo. Comunque una gran figata. Bisogna vedere di quanto diminuiscono l'effetto ristorativo. Ok. Ma in tutto ciò Melina ci si proprio caga di striscio. E la grazia punta qui. Ok. Voglio riparlare con la signora. Cos'è questa la torre divina? Per attivare la rimembranza? Torrent sta diventando baffato come la merda. Proprio il castello. Oh my, oh my. Ci andrei a parlare adesso con la vecchia. Qui. Dai, a che serve sto coso? Perché Miyazaki? Madonna. Spirali saranno i pilastri che abbiamo visto per tutta la mappa di questo dungeon. Direi Legacy Dungeon a questo punto. Attenzione. Messaggio vergato dalla Cavaliera della Goleta, ok. Indirizzato a chi segue le tracce di Michela. Il varco delle divinità giace nella torre sigillata dalle ombre. Il varco delle divinità. Quella deve sicuramente essere la meta del pellegrinaggio di Michela. Attenzione. Noi siamo in Pirei. Ma dobbiamo trovare la via che ci condurrà lì. Seguire le croci verso est. Chi l'ha scritto questo? Scusatemi. Chi l'ha scritto? Noi siamo in Pirei. Vergato che significa? Tipo timbrato? Non è lei che l'ha scritto. Che non può essere un'Empiria, cioè chi cazzo è? Seguirò le croci verso est. Ok.
Merda. Ho usato. Sigillato e nascosto nell'ombra. Certo, servirà a qualcosa. La gente che è morta. Facendo sicuramente i coglioni. Si sono frollati di sotto. Mettiamo un messaggio: invecchierà come il vino. Torniamo indietro, con la coda fra le gambe. Completamente oscurata, infatti. Celata. Che sia a cavallo dei piani? Tra il piano dell'interregno e questo? Regno dell'ombra? Ok, penso di aver esplorato tutto. Ma ci ha dato 120.000 anime, cioè un cazzo di niente. Ci ha dato niente. 120.000 anime ce le dà una falciata nella vetta dei Mog. Cos'era quella glitchata? E no, perché non ho livellato, quindi boh. O c'ho l'Alzheimer o non ho livellato. Bellissimo sto boss comunque. Quindi facciamo un po' di chiarezza. Quelli che stavano sotto erano gli scultori e i custodi. Scultore custode più forti, in grado proprio muscolarmente altro di effettuare proprio la danza. Poi abbiamo, devo capire se sono araldi del corno i guerrieri delle corna. Credo di sì. Araldi del corno perché? Perché sono presagi? Prova della loro condizione di popolo eletto. Sì, solo dalla crescita ripetuta di 9 corna si può ottenere un corno intrecciato, sempre supremazia. Mi manca qualche pezzo. Questa torre comunque ha perso contro la crociata di Mesmer. Però c'era ancora. C'erano ancora quegli scultori a guardia. A guardia della torre d'ombra. Al quale proprio Miyazaki ha fatto. Col cazzo che ci vai. Molto bene.
Capoeira. Era rimasto uno di vita, mamma mia, immondizia. Usiamo questa per carità e per l'amor di Dio. No, se ho tutto a 99 non è perché ho glitchato, ma perché ho farmato come un assassino. E questa? Carne cruda immersa nel sangue. Power up. Squisitezza dei sangue demoni. Aumenta brevemente potenza d'attacco fisico e arcano. Ah, minchia. Madonna, è fortissima. Da una ferita della madre amorfa, attenzione. Non può coagularsi. Perché è il sangue della madre amorfa che deve essere ferita per attingere al suo potere, come questo attacco qui, no? Poi la... come se la feriamo e poi col suo sangue lo tiriamo. Però qua è respawnato ogni cosa, che per me può anche rimanere lì. Ogni volta li colpisco col fuoco gli do la PTSD. Merda. Niente. Mi sono appena messo la runa, per favore. Per favore, ma possono togliere così tanto? Vabbè, è chiusa. Leave me be. Leave me be. Ho usato più fiaschette con loro che col boss. Allucinante. Vabbè. Se vai qualcun altro. Ok, Gundyr. Ciao. Madonna, che fastidio le mosche. Mamma mia. Uomini mosche. Vai, grande. Qui non si può salire, a posto. Quelli mi stanno aspettando al parco. Ci ho creduto. Per ora nemmeno una parete illusoria. Andate, lasciatemi in pace. Voglio tornare dalla vecchia. Che mi odia perché... solamente perché sono figlio a Marika. Ti ritorniamo al martellone, va. Martellone. Carico medio. Che palle, quanto pesa sto coso. Porca troia. Non ci tolgo niente, perfetto. Vai, comba con l'uccello. Grande, fratello. Sei proprio onesto. Mi fate parlare con la vecchia. Ricordo nemmeno dov'è, questo è il problema.
scorpioni. Tanti scorpioni. E dalle palle. Ma che tracking della Madonna ha avuto? Oddio. Allora, ritorniamo. Prova, prova. Ok. Fotogrammi persi 0%, Night. Allora, signora anziana. Dove era ubicata? Non ricordo minimamente dov'è quella vecchia. Vabbè. Quanto, vabbè, ma quanto cazzo mi tolgono? Devo andare al magazzino, perché quello era il magazzino. L'ho aperto con la chiave del magazzino. Adesso, dov'era il magazzino? Oddio, che tortura! Ma lasciami in pace, porca troia. Stanno affasuta questi. Ok. Vecchia signora. Eccola. T'aspira? Questa è tipo una legge di da presagio comunque. Signora? Sì. Signora. No, sta a morire. Sì. Gli è piato un corpo. Ok. Se penso io, signor. Guarda un po' che t'ho portato. Oh, such a joy to smell the scent again. Does a Scotland keeper stand for me? Oh, as I felt the sacred beast's essence fade. Te credo. Anxiety welled up within. Forgive this old woman her foolish fears. It is such relief. Madonna, fa così pena. After an eternity of the mind, our voices have at last reached the heavens, as evinced by thy gracious arrival. Oh. Ma se l'ha svegliato lei? Che senso l'arrivo? I am
Cosa? Mamma mia, che bastardo. E chi è tuo figlio, però? Spirito vigile. E che cazzo è tuo figlio? Intendeva la maschera. Guardate gli occhi. Anche il simbolo sul naso. Ah, lei continua a cantare. Cioè, questa dire questa cosa in loop in eterno? Se la tolgo? Ok, sente comunque il profumo. Oramai su di me, quindi. Porca miseria. E lei continua a pregare. In teoria ho finito tutto. I have no more business. In teoria. Pratica, non lo so. La rendiamo da Fake Gideon e Patches. Notizie per te. Samor is a kind and stalwart ally. He provisions our little outfit. Samor traffics with the forager brood, his brethren, who collect supplies from all corners of the land. No doubt they find inspiration in his many virtues. These are not your foes, Tarnished. Should you spot any forager brood, be sure to mind. Okay, sono i mercanti. Righteous t- well. I'm much obliged. As suspected, kindly Mikola has visited the lands which hold the tower and appears intent on wholly dispossessing himself of his friend. Esatto, ma letteralmente. Entrance to the Tower of Shadow. Righteous time. Certo, quindi quella sarà la zona, è una zona molto importante. Cercando di entrare, Mikola. I like for you things. Patato lui, mamma mia. Goodbye. Ah, arrivederci. Però domandona, domandona. Domandona, domandona. Come... Io vorrei creare degli oggetti. Vaso folgorato grande. Quindi l'ho presi. Oddio, non mi ricordo. Dov'è il corredo? Araldo del corno. Ok, sì, sono loro, quindi confermato.
Ok, è tipo una torretta. Ok, figo. Mentre il ricettario, l'ultimo che ho preso. Non lo ricordavo minimamente. Quindi vaso grande. Vaso grande del fulmine. Posso creare nient'altro? In teoria. E vediamo il vasone. Farà tipo un boato di danni sto coso. Adesso ci tocca il ponte. Però prima andiamo a vedere la rimembranza. Mio Dio, ancora qua sta. È il mio regalo da Dio. Un talismano aumenta la potenza delle tempeste. Ma che significa? Le belve divine sono messaggeri del cielo. Ma è come l'Elden Beast? No, la loro furia riflette i tumulti celesti di cui le tempeste rappresentano l'apice. Messaggeri del cielo. Quindi questo è un anello. E questo è una weapon art. Tutti gli armamenti in mischia. Vabbè, il frost stomp potenziato. Con forza brutale. Può essere caricata. È potenza. Tra potenza delle tempeste. È un po' vago. Cioè. Tanto questo. Proviamola. Proviamola. Però cambio arma. Voglio provare tutto. Allora, intanto ci mettiamo l'incantesimo nuovo. Costa 12, quindi un cazzo proprio. Poi ceri di guerra. Allora, noi come armi nuove abbiamo lama rovesciata, gran martello, braccio di sangue demone che lascia il tempo e trova, il pata che è carino e artiglio ferino che è sgravato. Artiglio ferino è molto bello. Però credo che andrò per loro. Lo so.
per la lama rovesciata. E penso che ce la lascio questa. Allora al gran martello gli mettiamo il pestone. Faccio quality, mentre le lame vorrei provare a farle o quality, no, fanno cagare. Allora potenziamolo un po', vediamo dove arriva. Ah, c'è pure questa, è vero. Che la weapon art è molto coatta. E la spada, lo spadone, ma io di spadoni veramente ho la nausea. Ho fatto scorta. Vengono quelli di loro? Così di loro? Minchia. C e C. Quindi? B, B. Minchia, CBB. Abbiamo trovato il potenziamento sbroccato. Quanto sono fighe. Ributtiamoci.